Buongiorno cari amici, oggi 13 di novembre sto nell'uliveto che ho innestato a marzo. Guardate un pochino se mi allontano un po', guardate che bello, che bello alberetto. Qui vi ricordo che ho innestato il leccino e sotto era un frantoio, era. E adesso sto qua per pulirlo un po' all'interno. Guardate un pochino, qui le marze ne sono prese due, di cui questo che è seccato lo andremo a togliere, quest'altro pure. Guardate un pochino, quest'altro è un'altra marza che ho messo, la vado a togliere. Bisogna aprirli un pochino, guardate un pochino quanto si è ingrossato questo innesto. Ecco qua, qui invece sono presi tutte e tre, però qualcuno bisogna sempre toglierlo. Guardate un po' questo. Bisogna togliere sempre quelle della parte interna e lasciare la parte esterna. Qui sinceramente uno dei due bisogna toglierli, o questo, però per quest'anno lo lascio stare. Vediamo un po' l'anno prossimo quanto si ingrossa. Guardate un pochino, adesso che sono puliti qui fra un paio d'anni non sembra nemmeno che li ho tagliati e che stanno innestati. Allora passiamo a quest'altro. Questo è una marza, bisogna toglierla così diamo spazio alle altre due. Guardate quanto è grosso questo qua, questo della parte interna lo togliamo. Sempre togliere la parte interna. Guardate un pochino come si è formato già l'albero, vediamo un po' qui dentro. Bisogna lasciare le biforcazioni abbastanza che si allarghi l'albero per l'anno prossimo. Allora pure qua ce ne stanno tre. 1, 2, 3 e poi vedremo l'anno prossimo cosa togliere. Allora, qui sono tutte e due piccoli, questi li andiamo a togliere. Questo invece togliamo solamente la parte interna. Adesso vi faccio vedere la forbice che ho comprato ieri, Oxford, e qui ci sono i misurini, quanti tagli sto facendo ogni volta che si spegne e ricomincio da capo. E la batteria dura circa 3 ore, 3 ore e mezza dura. Allora andiamo a fare quest'altro alberetto. Qui c'è una parte centrale.
questa forbice fa dei bei tagli grossi, invece la forbice che c'avevo prima era abbastanza piccola, serviva solamente per tagliare cose piccole. Questa non l'ho tagliata. Poi ci sono pure dei piccoli rametti dove è nato il vecchio innesto. Guardate da lontano come sembrano. Vi ricordo che questi fra un paio di anni si sono fatti belli grossi, si sono fatti. E niente, qua tutto il terreno quasi quasi che è preso tutto, gli innesti sono andati tutti a buon fine, con la speranza sempre che l'innesto sotto gli alberi di cellina di Nardò o qualsiasi tipo di albero funzionano bene. I miei sinceramente ormai sono di 6 anni, ancora stanno bene, sanno, e posso dire che ci sto riuscendo nel mio intento di fare gli innesti, ma non di trapiantare alberi. Ok cari amici, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e arrivederci alla prossima.